È con me con grande piacere Riccardo Magnani. Ciao, ben trovato. Ciao Beatrice, Allora, alleggia. con Riccardo Magnani nessuno mai ha scoperto le Americhe per davvero, il suo libro. Parliamo di quello che rappresenta il Rinascimento italiano, nel senso che quante cose sono state mistificate, dai nostri libri di storia, quelli che vengono studiati nelle scuole, ma in generale la storia che conosciamo noi. Quanti errori, quante imprecisioni volute o anche se vuoi, insomma, così portate avanti inconsapevolmente ci sono. Tantissimissimissimissime. Allora, ciao intanto. Ciao. Dopo Sanremo e vari appuntamenti sei tornata. Ok, Sì. non vedo nel retro il mio libro, ma fa niente. Neanch'io vedo il mio nel cesto della frutta. È vero che era lì l'altra volta. Vero? Allora, tantissime, perché? Perché la conoscenza viene utilizzata in maniera strumentale, come propaganda per il sistema politico, o di governo che è in auge in quel momento. Quindi, riassumendo una frase che oramai è fin troppo, utilizzata, cioè che la storia la scrivono i vincitori. Non solo la storia, ma l'impalcatura culturale che noi assumiamo è figlia del movimento politico, di governo di quel momento. E non ci vuole un genio, nel senso che basta vedere le politiche come cambiano, giorno dopo giorno o, governo dopo governo per capire come questa cosa possa succedere. Il problema qual è? Che involontariamente o volontariamente sulla storia noi costruiamo gran parte della nostra vita, nel senso che nel percorso scolastico, dove ci obbligano a studiare delle cose che apparentemente non servono a nulla, ma potrebbero servire tantissimo se insegnate nella maniera corretta, nel comprendere come la società odierna, regoli i propri meccanismi di potere o di equilibrio. Nel modo in cui ogni volta che entriamo in un museo o approcciamo l'arte, e in Italia è una cosa pressoché obbligatoria, dovremmo conoscere quello che è successo nel passato in una maniera più realistica possibile e non invece come la manipolazione della così, propaganda di governo impone essere. Questo in generale. Così, nello specifico, la parte delle Americhe è una parte importantissima, primo perché ha contribuito a formare gli equilibri sociopolitici, economici, finanziari di oggi, e perché ha contribuito in maniera fondativa a sviluppare quello che è tutto il movimento rinascimentale, a cui tutto quanto continuamente fa riferimento. Cioè, quando ci sono, ripeto, le cosiddette città d'arte, noi andiamo in gita scolastica piuttosto che andiamo con la famigliola sabato e la domenica, entriamo nei musei, oppure ci sono continuativamente delle serie TV che parlano dei medici, parlano del Rinascimento o tante altre cose. Quelle vicende entrano fortemente nelle nostre dinamiche, non solo culturali, ma anche quotidiane. E quindi è bene capire come si è formato tutto quanto per capire dove oggi ci troviamo, cioè in un marasma in cui noi siamo tra la padella e la brace, dobbiamo solo scegliere da che parte stare. Tu prima parlavi di propaganda, come se la propaganda fosse nata molto prima di Bernays, sostanzialmente, cioè quindi riferita per esempio al periodo rinascimentale. Che cosa si voleva propagandare all'epoca? Si voleva propagandare la convenienza di un sistema culturale di riferimento religioso, quindi spirituale,
apparentemente, che è quello cattolico, in maniera tale da giustificare un'espansione verso dei territori apparentemente sconosciuti e prenderne possesso, quindi prendere un possesso sia del potere spirituale che del potere temporale. Questo perché? Perché nello Stato di diritto quei territori invece sarebbero appartenuti ad altri, nello specifico i portoghesi, gli Sforza, i Medici e non certamente la Chiesa che se ne è appropriata in maniera coercitiva, affaldata dalla seconda metà del 400. Ma prima questi territori erano frequentati in maniera continuativa appunto da portoghesi, Medici, Sforza, non solo. Addirittura alcune delle famiglie europee schierate dalla parte opposta rispetto alla Chiesa, e quindi i Medici e gli Sforza appunto, decisero in una logica che era una logica totalmente di strategia politica, di mettere alla guida del proprio ducato, della propria signoria, degli esponenti delle famiglie reali sudamericane. Quindi Lorenzo il Magnifico era peruviano, Inca, e Ludovico il Moro invece faceva parte delle varie etnie messicane, aztechi piuttosto che. E quindi quello che la propaganda voleva nascondere era appunto questo stato di diritto, cioè estromettere dalla linea di potere e di successione queste famiglie per detenere un potere apparentemente spirituale ma di fatto politico, che poi canalizzava finanze, canalizzava ricchezze, perché chiaramente la scoperta delle Americhe serviva agli spagnoli per ripristinare quelle rotte verso le Indie che l'avanzata dei turchi a est aveva interrotto, e quindi erano obbligati a viaggiare verso ovest per raggiungere dei mercati che all'epoca erano molto ricchi. Quindi la manipolazione serve a far finta che il diritto di possesso di quelle terre e la supremazia sui nativi spettassero alla Chiesa e agli spagnoli in ordine a un diritto acquisito e non a un diritto estorto. Sì, sai, tu l'altra volta parlando con me hai proprio sottolineato il fatto che Cristoforo Colombo non ha scoperto l'America, non è lui che ha scoperto l'America, se si vuol dare realtà al personaggio di Cristoforo Colombo. E questa cosa ha fatto molto discutere, di fatto insomma ti sei attirato un po' anche, oltre a la meraviglia di molti, però anche qualche critica, come dire, no, non distruggiamo anche questo baluardo, non so perché, insomma, se ci sono dei dati certi, non vedo per quale motivo, insomma, bisogna continuare a credere a qualcosa che è inesistente. Secondo te, intanto ti chiedo perché, cioè perché le persone reagiscono in questo modo di fronte a certe situazioni, e poi se volevi appunto ricordarci anche questa questione di Cristoforo Colombo. Allora, sul perché ci sono tanti possibili motivi. Uno è la difesa di una conoscenza personale, quindi uno passa una vita a informarsi, a studiare, e quella conoscenza la utilizza nel quotidiano per distinguersi da chi questa conoscenza non l'ha sviluppata, no? Quindi un certo tipo di cultura utilizzato come elemento di classificazione sociale. In secondo luogo perché c'è un fatto di appartenenza, quindi siccome Cristoforo Colombo è un mito di un certo tipo di schieramento, perché tutti quanti noi comunque volenti o nolenti proveniamo da uno schieramento, diventa una sorta di difesa di quello schieramento. In terzo luogo forse perché si ha paura di dover rivedere tutto quanto, no? Cioè la nostra esperienza materica è talmente complicata già di per sé che arrivare a una certa età e dover rimettere in discussione un po' tutto quanto
da un lato infastidisce e dall'altro preoccupa, no? Perché ti trovi di punto in bianco con il tuo bagaglio personale completamente svuotato e automaticamente devi cominciare o ricominciare a riempirlo. Questo è una cosa che per alcuni può essere sconveniente, però è un fatto estremamente egoistico, nel senso che la cultura o la conoscenza, perché la cultura è una cosa diversa, dovrebbe essere un qualcosa che acquisiamo a livello comunitario, e quindi c'è un accrescimento di conoscenza che poi va a beneficio delle nuove generazioni, di altri. Quindi se effettivamente siamo tutti così buoni e propensi verso il prossimo, questa cosa dovremmo imparare a svilupparla, e invece non lo facciamo. La discussione sul fatto che Colombo non esista la documento in maniera molto dettagliata, approfondita durante tutto il libro, non è il caso adesso di ripercorrerla, ma c'è un assunto a monte che è estremamente logico e banale nel suo, così, nella sua concezione base, che però viene completamente rifiutato proprio per quello che dicevamo prima, cioè le Americhe erano abitate da delle tribù che erano in alcuni casi molto più avanzate di noi, tanto che, come abbiamo detto poc'anzi, due delle più grandi famiglie che governavano nel Rinascimento hanno deciso di mettere alla propria guida un esponente di quelle famiglie, ma addirittura parliamo del fatto che sono state trovate delle mummie inca con delle operazioni craniche, cosa che nel 400 da noi difficilmente veniva fatto, no? Quindi c'è una difficoltà ad accettare un qualcosa che ci hanno sempre detto, cioè noi eravamo gli europei dotti e illuminati che andavano a salvare questi personaggi da uno stato di degrado che li poneva poco di sopra del mondo animale, ma non è così. Quindi c'è anche un fatto di appartenenza geografica che non si vuole accettare. Ma ripeto, quindi le Americhe non potevano essere scoperte per il fatto che erano già abitate, e quindi c'è un fatto di presunzione culturale da parte del mondo europeo verso quello amerindi, ma per il fatto che ci sono tutta una serie di rappresentazioni cartografiche che includono dei territori che in uno sviluppo cronologico adeguato agli strumenti dell'epoca, quindi sestante la posizione rispetto all'osservazione delle stelle, non avrebbero potuto essere mappati. Quindi c'è una conoscenza geografica del mondo nella sua interezza che chiaramente va retrodatata. Quindi per questo motivo nessuno ha scoperto le Americhe. Le Americhe erano conosciute, ma erano conosciute in una maniera molto approfondita. Probabilmente il mondo europeo, che comunque detta la linea guida della conoscenza globalizzata, almeno sotto un profilo storico, che oggi chiaramente non è più così, prevede che quel declino di conoscenza non esista. Quindi tutto quello che è stato scoperto nel Rinascimento segue una linea di accrescimento logico. Ma questa cosa non viene accettata, perché nonostante io esordisca nel libro, non voglio più sentire parlare di Romani, di Fenici, di ancora oggi c'è gente che mi manda il link di conferenze che parlano dei Romani. Quando i Romani andavano in America, quando gli egizi tiravano di cocaina, no, cioè mettetevelo nella testa, il mondo era integro nella sua conoscenza da sempre. Questa cosa però non è da sottovalutare, nel senso che io non è che sto a rincorrere tutte queste situazioni, se qualcuno vuole lo faccia ed è un problema loro, io la linea guida l'ho tracciata, ma questa cosa ci porta, che è un po' tutto il libro così, nuovamente alla società di oggi, dove tutto è divisorio. Sì, sì. E questo è il problema di fondo, no? Se la storia è una e la realtà è una, cerchiamo di avvicinarci a quella visione della realtà, in maniera tale che questo ci aggreghi. Invece tutto nella società moderna sembra essere fatto per essere divisorio. E questo non lo capiamo.
ed entriamo in quella logica che dicevamo prima, per cui tutti abbiamo un'appartenenza e tutti ci schieriamo da una parte o dall'altra. Si è sempre detto che cioè, la dualità è una cosa e l'appartenenza è un'altra, per cui gli italiani sono coppiani, battagliani da sempre, o cioè questa dualità deve per forza di cose essere messa in atto. Tipo, tipo essere milanisti o interisti, insomma, una cosa di questo tipo. Non ho capito la prima parola. Ma ci ho detto, scusami, perché scegliere proprio una data come quella del 12 ottobre 1492 e non un'altra data a caso? Perché con ogni probabilità la data del 12 ottobre coincide con la data in cui alcuni esponenti delle famiglie che ho citato prima sono stati in America. C'è un dipinto di Pisanello, che è la visione di Sant'Eustachio, che vede un cavaliere portoghese al cospetto di un continente, il Sud America, e il titolo del dipinto è La visione di Sant'Eustachio. Sant'Eustachio nel martirologio romano veniva festeggiato il 12 di ottobre, prima di essere cambiato in una data successiva, che è quella del 30 di settembre. Questa storia del 12 di ottobre corre e ricorre più volte. Perché? Perché Ginevra d'Este muore il 12 di ottobre, perché Piero della Francesca, Rimini, Tempio Malatestiano, muore il 12 ottobre del 1492. Quindi questo 12 di ottobre continua a ricorrere sempre in relazione a vicende legate alle Americhe. Infatti sia nel ritratto di Ginevra d'Este che in un dipinto che citavo prima a Tempio Malatestiano di Piero della Francesca, le Americhe sono rappresentate. Il 1492 probabilmente coincide con la morte di Lorenzo il Magnifico. E allora ci sono i presupposti per cui un personaggio di chiara derivazione etnica sudamericana non è più presente per poter contravvenire quella che è una finzione totale. Ma i documenti di una frequentazione, una conoscenza delle Americhe nei dipinti del Rinascimento sono un'infinità incredibile. Molti li presento in questo primo volume, molti li presento nel secondo volume, cioè il libro è strutturato in questa maniera proprio per dare un senso costruttivo alla narrazione e per dare nella seconda parte del testo le coordinate per muoversi nel mondo dell'arte. Il problema è che lo sto scrivendo e queste coordinate sono infinite. Immagino. Dalle rappresentazioni geografiche appunto a rappresentazioni ad esempio di cose che piacciono voi donne come le pettinature, come cioè elementi di uso e quotidiano e di costume quotidiano che lasciano intendere non solo una conoscenza teorica geografica che poteva derivare dagli antichi, dai greci, Tolomeo, Strabone eccetera eccetera, ma da una frequentazione vera e propria, a dimostrazione del fatto che la storiella di Colombo è una storiella inventata, che non c'entra assolutamente niente, che nelle Americhe ci andarono molto prima e molte altre persone. Senza cadere in quella guerriglia della rincorsa al primato che questa società non riesce a scrollarsi di dosso, per cui ognuno deve lamentare il primato di essere arrivato in America. Sti cazzi, verrebbe da dire, no? Beh, perché noi siamo tutti quanti orientati ad avere una sorta di, così come dici giustamente tu, no? Un personalismo, quindi ognuno porta soltanto acqua al suo mulino e cerca di far vedere che è il più bravo e quello più capace rispetto agli altri. Lo vediamo anche nell'ambito dell'informazione, della comunicazione, insomma è palese. Però restando un attimo al discorso rinascimentale, no? Tu hai detto queste curiosità che hai scoperto e in realtà queste origini americane di questi grandi che noi abbiamo sempre pensato e ritenuto fossero comunque europee.
Beh, che effetto ti ha fatto trovare invece queste concordanze e capire che la storia anche in questo caso non sta così come ce l'hanno raccontata? Una pagina nuova con cui arricchire le mie conoscenze, nel senso che oramai ci sono talmente immerso che Non ti fa più meraviglia. no, mi meraviglia, mi meraviglio e mi stupisco ogni giorno di quello che trovo, questo sicuramente sì. Non ne faccio un vanto, questo volevo dire, ma veramente ogni volta che scopri una pagina nuova, e questa forse è una mia malattia, no? Io ho sempre bisogno del nuovo così, da sondare, da vedere, ed è il motivo per cui ogni anno, quando arriva la primavera, tutti quanti ci illuminiamo quando vediamo sbocciare le piante, i fiori. Cioè, ripeto, una pagina nuova con cui arricchire la propria conoscenza personale e collettiva, perché poi questo è. Oggi sentivo dire qualcuno che diceva la felicità non è felicità se non è condivisa, no? E al tempo stesso la conoscenza non è conoscenza se non la condividi. Cioè, puoi sapere tutte le cose del mondo, ma se sei da solo, che cazzo te ne fai? Il bello è comunicarle, condividerle, mettere gli altri nelle condizioni di sapere che le cose sono diversamente da come vengono raccontate per avere un elemento in più attraverso il quale poter decidere. Credo che la vera libertà stia nella possibilità di scegliere, quindi nella diversità dell'offerta. Non sempre l'offerta diversificata è un bene, nel senso che tante volte si tende a diversificare qualcosa che non è diversificabile. Però avere la possibilità di scegliere tra più cose, questo è un elemento di libertà assoluta, credo. E quindi poter contribuire alla libertà delle persone, mettendole in condizione di conoscere qualcosa che li aiuti a discernere le palle dalle cose reali, è un elemento, credo, utile, soprattutto oggi dove l'informazione, come ricordavi prima, è totalmente manipolata, quindi non solo la ricostruzione storica o la narrazione della storia dell'arte, l'interpretazione che ne viene fatta, ma addirittura la comunicazione dei fatti di cronaca che non ci sono più. Una volta i giornalisti di cronaca erano quelli più arrembanti, no? Quelli che andavano a scoprire le notizie, le Eh già. riportavano. Oggi, se c'è un qualcosa di nuovo che va contro la narrazione uniformata, automaticamente ti dicono stai calmino, mettiti lì e non rompere le palle. Ma infatti questa cosa, come giustamente sottolineavi proprio all'inizio, cioè è una cosa che si ripercorre sempre, quindi cambia l'epoca storica, però le modalità per cui bisogna vedere la realtà vengono dettate dal potere in carica. E quindi come abbiamo assistito a una narrazione pandemica farlocca, sicuramente all'epoca ci saranno state situazioni che ugualmente hanno portato la discussione, la narrazione, il pensiero comune verso una certa direzione che non è oggi, lo capisci tu, quello che in realtà rappresentava prima. Il problema è quanto tempo ci si mette a capire, cioè se è sempre questione di 500 anni non siamo messi benissimo, mo te lo voglio dire. No, dipende dalla capacità dei singoli di farlo, cioè chiaramente non tutta la conoscenza condivisa è frutto di un processo condiviso, ma c'è sempre qualcuno che porta avanti delle novità e poi vengono pian piano dibattute, no? Il problema è sempre nella capacità dei singoli di saper coinvolgere il resto delle masse, cioè dei rappresentanti che sappiano
avocare a sé così dei consensi o comunque quello che manca oggi, lì voglio arrivare, è la presenza di qualcuno che sappia far rimontare a questa umanità un senso di valori etici, di capacità culturali, cioè chi c'è? Quindi il problema è che questa situazione in cui tutto si è degradato a beneficio di un sistema sempre più improntato alla finanza e alla capitalizzazione, al sistema capitalistico, ha fatto sì che l'aspetto culturale o le menti pensanti siano sempre meno, e quelle poche menti pensanti, per poter sopravvivere, si piegano sempre più a questo sistema imperante, no? Abbiamo visto cadute di Galimberti, di Eco, di tante altre persone che avrebbero dovuto costituire il perno attorno al quale ricostruire un livello di capacità culturale allargato, invece si sono piegati al sistema. Quante penne del giornalismo si sono piegate, quante istituzioni, abbiamo parlato prima di Sanremo tra di noi, ma è sempre comunque lo specchio dei tempi, no? Cioè, se tu pensi a livello individuale e collettivo di 40-50 anni fa e lo rifletti nella produzione considerata artistica di 40-50 anni fa, automaticamente leggi il degrado di oggi nella produzione artistica di oggi, dove l'elemento distintivo non è più un aspetto concettuale profondo, ma è la diversificazione. Quindi io faccio qualcosa che nessuno ha mai fatto. La moda, prima abbiamo parlato della moda. Metto uno con le maniche, non quello che stai pensando, ma le maniche dalla giacca al posto delle gambe dei pantaloni, e lancio una moda. E purtroppo è diventato così, la gente non dice più: questo è un coglione, che cazzo mi sta facendo fare? Oh, c'ho un vestito di quello lì, hai capito? Perché? Perché in quel sistema autoreferenziale individualistico il fatto di dire c'ho un vestito di quello lì sui social ti fa prendere tre ditini alzati, e allora uno basta per quel giorno, è felice e contento e può andare a casa a dormire. Mi sembra un mondo molto triste in realtà, però è effettivamente quello che stiamo vivendo, sai Riccardo? Esatto. Così va bene. Con questa riflessione... Non va bene, no. Però voglio dire, è una riflessione... Contrasto continuamente quelli che, cercando di differenziarsi, fanno delle proposizioni che neanche sanno di quello di cui stanno parlando. Però sono ottimi spunti di riflessione, Magnani, grazie per averceli anche forniti. Anche gli specchi. Vabbè, questa è una battuta. Grazie, fantastico. Nessuno mai ha scoperto le Americhe per davvero, volume 1, poi ci sarà anche il 2 di cui parleremo in seguito. Grazie per essere stato con me, saluto Riccardo Magnani. Grazie a te, quando vuoi vieni qua così ne facciamo una dal vivo, uno di fianco all'altro. Va bene. Metto i cuscini sotto la sedia, siamo a posto. Ciao! Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.